Ragazzi, buona serata a tutti. Come sempre, scaricatevi gratuitamente l'applicazione OneFootball in descrizione, una delle migliori applicazioni per quanto riguarda il mondo del calcio. Allora, l'Atalanta ha perso 2-0, o meglio, la Lazio ha vinto 2-0. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Non me l'aspettavo. Io pensavo vincesse l'Atalanta perché ha più qualità, perché ha dimostrato di essere più forte al Lazio quest'anno. Solo che c'è un problema che ho sottovalutato, l'inesperienza in finale. Perché di fatto oggi ha pesato molto questo. Ha pesato il fatto che la Lazio comunque qualche finale in questi ultimi anni l'ha fatta, l'Atalanta no. L'Atalanta aveva giocatori inesperti, giocatori che molti dei quali insomma hanno giocato la prima finale della loro carriera, quindi di fatto bisognava anche calcolare questo fattore di sicuro. L'Atalanta non ha giocato come fa di solito, cioè lenta, ovviamente di solito gioca veloce, però oggi ha giocato lenta, un po' incasinata, non sapeva che cazzo fare di fatto, ha sbagliato tanto, merito anche della Lazio perché queste squadre tu devi affrontarle aggredendole, cosa che noi non facciamo mai, soprattutto in Europa, però in generale. Ho sentito i telecronisti, poi ho letto qualcuno dire ritmi da Premier League, da Europa. Io non so che cazzo di partite vedete. Allora, sono ritmi più veloci rispetto a quelli che vediamo in campionato. Questo posso anche accettarlo, però andatevi a vedere la Premier League che anche lì mi hanno smentito, non pensavo. Invece sono in crescita e andatevi a vedere le partite di Champions League ma anche di Europa League. Com'è veramente l'intensità? Di fatto sì. In un campionato che siamo abituati a vedere squadre che girano 2 all'ora, oggi hanno girato 20 all'ora e allora sembrava un po' più veloce. Però di fatto se noi mettiamo a paragone con gli altri campionati esteri e con l'Europa capirete che sì, non è questa grandissima, cioè non è stata questa grandissima partita a mio avviso, è stata una partita normale, molto fallosa. La Lazio di fatto e Simone Inzaghi l'ha impostata molto anche sui falli, bisogna dirlo. Falli di intimidazione, a me non piacciono queste cose, cioè è giusto, il calcio è uno sport di contatto, quindi se io prendo un fallo, due falli, tre falli, mi rialzo e accetto. Però impostare una partita sul fare i falli, su Ilicic, su Gomez, cioè, per carità, ci sta, ok? Il calcio è questo anche, però a me non piace. Cioè, avessi una squadra tra le mani, non imposterei mai la mia squadra così. La imposterei più che altro giocando a calcio, tentando quantomeno di giocare a calcio. Comunque la Lazio sapeva benissimo che non poteva fare la partita che fa l'Atalanta di solito, l'ha avuto la dimostrazione 10 giorni fa di fatto, e quindi ha dovuto metterla sul fisico, ma soprattutto anche sull'intensità, sull'aggressività, sul pressing. E infatti squadre del genere che sono abituate a giocare col pallone tra i piedi, se tu lasci loro la possibilità di ragionare, diventa tutto più difficile. La Juventus in Coppa Italia proprio contro l'Atalanta ha fatto vaffanculo, ha fatto questo errore e niente, quindi la Lazio e Simone Inzaghi ha fatto una buona partita, l'ha impostata molto bene, però adesso perché poi dicono grande Simone Inzaghi, un allenatore fantastico, calma, calma, perché poi contro le altre big di solito, a parte contro l'Inter, se non sbaglio, a parte contro l'Inter di solito le prende da tutti, quindi calma. Avrei avuto caro la vincesse l'Atalanta per vari discorsi, il fatto che si è eliminato, ma non perché ha eliminato noi, semplicemente perché ha eliminato la squadra più forte. Tutto lì. Sta di fatto che quando la Juventus esce dalla Champions League, un po' come dalla Champions League, dalla Coppa Italia, un po' come la Champions League, no? Escono Real Madrid, Bayern Monaco, anzi Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, e
e la Juventus non ne approfitta. Un po' la stessa cosa per quanto riguarda, anche se in Italia c'è solo, anzi ci sono due squadre, potenzialmente, la Juventus è di un altro pianeta rispetto al Napoli, però ci sono Juventus e Napoli, escono queste due e le milanesi non ne approfittano quest'anno, quindi capite benissimo che non si può poi parlare di fortuna, di sfortuna, di... Se in quelle competizioni lì hai eliminazione diretta, se tu parli di fortuna e di sfortuna semplicemente perché da dentro o fuori, per me, cerchi solo un alibi. I fattori, ok, se ti vanno a favore o contro, sei te a sceglierlo. Perché se hai la possibilità di vincere un trofeo dopo tanti anni che vince una sola squadra, o comunque si alternano due squadre, e qua parlo di noi in Champions League, e non ne approfitti, e poi dicono il centrocampo, ma Allegri non ha colpe, ma il centrocampo, in finale ci sono Tottenham e Liverpool, comunque non è che ci sono Barcellona e Real Madrid, giusto per essere chiari, non c'entra un cazzo il culo, la sfortuna, non c'entra un cazzo, è colpa tua che non sei stato bravo ad approfittare di questa situazione, tutto lì. E poi, per quanto riguarda Coppa Italia, stessa cosa per quanto riguarda Milan, Inter, Roma, anche lo stesso Napoli, esce la Juventus dopo 4 Coppa Italia vinte di fila e non ne approfitti. Comunque, niente, oggi mi hanno deluso moltissimo i giocatori più tecnici dell'Atalanta, io ho visto invece cioè una squadra che puntava molto sulle individualità oggi, oggi e non è abituata a fare questo l'Atalanta. L'Atalanta è conosciuta perché appunto è molto squadra, ok? Esalta il collettivo, non il singolo. Invece oggi molte volte Gomez, Ilicic hanno provato a forzare la giocata per forza perché non riuscivano a fare altro. Però triangolazioni non ne ho viste, ho visto pochi movimenti, ho visto anche cose che di solito non vedo dell'Atalanta in maniera negativa, ovviamente. E quindi boh, cioè, si notava veramente che l'Atalanta ha avuto un freno a mano tirato, praticamente ha giocato col freno a mano tirato e aveva le gambe che tremavano, un po' come la Juventus a Cardiff, giusto per fare un esempio. Dispiace perché dopo 54 anni avevano anche loro una grandissima occasione per portare a casa un trofeo, la Coppa Italia, e non ci sono riusciti. Vabbè, Gasperini ha dimostrato anche lui qualche nefandezza, perché comunque se tu fai tre cambi dopo il primo gol preso all'85esimo significa che anche te hai fatto. Io quando critico Allegri perché fa i cambi troppo tardi, perché abbassa il baricentro, perché fa queste cose qui, non lo dico e non critico Allegri perché è Allegri, ma perché fa delle cose che in una qualsiasi altra squadra farebbe, ok? Cioè porterebbe agli stessi risultati. Tutto lì, Gasperini oggi ha fatto la stessa cazzata, come ha fatto Ten Hag con l'Ajax, che ha messo il quinto difensore al posto del centrocampista, ha abbassato il baricentro e poi ha preso il 2-3 all'ultimo secondo. La stessa cosa oggi Gasperini ha aspettato di prendere il gol per poi mettere tutti gli attaccanti. E poi chiudo il video dicendo che Zapata, esaltato, oggi nullo, ma non solo oggi, cioè Zapata è un giocatore che è molto bravo se sa cosa deve fare mezz'ora prima, cioè se lui vede la prateria, il pallone lungo, dice devo correre e basta, però se lui ha il pallone tra i piedi e in una frazione di secondo deve decidere cosa fare, sbaglia o si fa fregare. La stessa cosa Immobile, vabbè ragazzi, Immobile non lo cito nemmeno perché è un giocatore scandalo, ok, è dire poco. Scandalo è dire poco, quel giocatore. Infatti poi quando è entrato Coso Caicedo, che è molto più mobile, non perché l'altro si chiama Immobile, perché semplicemente proprio lo vedi, si propone di più, ha più tecnica anche, la Lazio ha fatto due gol, non è un caso secondo me, perché comunque porta via anche gli uomini a Correa e a Savic, che tra l'altro Savic se non lo prendiamo quest'anno mi incazzo parecchio, veramente parecchio, perché ci serve molto uno come lui, soprattutto perché anche aggiunge centimetri in area di rigore avversaria e anche nostra, perché prendiamo tanti gol da angolo e ne facciamo pochi da angolo.
Vabbè, buona serata a tutti, buonanotte a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, complimenti alla Lazio per aver vinto questa Coppa Italia e complimenti comunque anche all'Atalanta che sta facendo una grandissima stagione, assolutamente. Poi gli altri invece se lo pigliano su per il culo perché un'altra volta zero titoli, nonostante in una competizione la Juventus è uscita, in poche parole. Buonanotte a tutti.